paese si estende, si intensifica la propaganda socialista. Il 25 dicembre 1896 nasce l'Avanti, con una parola d'ordine alla quale non verrà mai meno, nonostante la povertà dei suoi mezzi, lo stillicidio delle censure governative, le perquisizioni, gli arresti dei suoi redattori, i sequestri. Qui si passa, un impegno che dura ormai da 60 anni. Si passa perché il giornale, perché il partito raccolgono le esigenze di libertà e di vita migliore che sempre più larghe masse popolari pongono all'ordine del giorno della storia d'Italia. ...1898, in tutto il paese si estende la lotta contro il vertiginoso aumento del prezzo del pane, contro la disoccupazione dilagante. Il governo, che di fatto avalla le manovre speculatrici della destra economica, risponde con la forza, con perquisizioni e arresti. A Milano, gli operai della Pirelli replicano scendendo in sciopero. La pacifica manifestazione di protesta si infrange contro il fuoco della truppa. Un operaio muore e i suoi compagni lo depongono su un tram che gira per tutta la città affinché la popolazione sappia. Al generale Bava Beccaris, la destra politica affida il compito di infliggere una lezione esemplare a chi ha osato mostrare apertamente le piaghe del paese. È lo stato d'assedio. La truppa, in pieno assetto di guerra, si accampa nel centro della città. Squadroni di cavalleria bivaccano in piazza Duomo. Quartieri popolari sorge qualche barricata, simbolo di protesta più che strumento di effettiva difesa. La reazione del generale Bava Beccaris è durissima, spietata. I soldati sono mobilitati contro la popolazione inerme. A Milano per 10 ore tuona il cannone. Le riviste di opposizione caddero sotto sequestro, vennero soppressi. Per un momento gli strati reazionari della borghesia si illusero di avere schiacciato il movimento democratico, di avere allontanato da sé l'incubo del socialismo. Quando ancora il fuoco durava, le vie di Milano furono percorse dai cellulari della polizia, che scortati da nugoli di armati, conducevano in carcere i deputati socialisti Turati, Bissolati, Costa e Anna Kuliscio, e decine di dirigenti politici democratici e centinaia di operai. Dichiarandosi lieto e orgoglioso, Umberto I distribuiva riconoscenze, croci e attestati agli esecutori delle stragi. I tribunali di Bava Beccaris inflissero secoli di carcere e di domicilio coatto. Filippo Turati fu condannato a 12 anni, Anna Kuliscio a 2 anni. Ma la vittoria doveva essere sfruttata fino in fondo, fino alla violazione dello statuto. Il nuovo capo del governo, generale Pellù, presentò progetti di legge per reprimere la libertà di stampa e di associazione.
Il tentativo andò ad infrangersi contro l'ostruzionismo parlamentare del piccolo gruppo dei deputati di sinistra. Estremi difensori della democrazia, i socialisti guidati da Frampolini, De Felice, Bissolati e Morgari non esitarono a fare a pezzi le urne pur di impedire la votazione dei provvedimenti liberticidi. Il paese mostrò la sua gratitudine alle forze socialiste, triplicandone i suffragi nelle elezioni successive. L'alba del nuovo secolo sembra nascere all'insegna del trionfo della borghesia, della grande industria. La monarchia regala agli italiani un nuovo re, mentre la politica di Giolitti inaugura cautamente un periodo di moderato progresso, di relativa libertà. Nella nuova congiuntura storica, il proletariato sa rendere più salda ed estesa la sua organizzazione. Le sue rivendicazioni riescono a smuovere l'inerzia del paese, a spingerlo verso le conquiste fondamentali della vita democratica. La difesa del diritto di sciopero è alla base delle agitazioni operaie. Lo sciopero dei metallurgici di Terni, di Portoferraio, della Lombardia. Gli scioperi dei ferrotramvieri, cui tentarono di rispondere i soliti benpensanti, guidando alcuni tram e qualche omnibus a cavalli. Nel 1906, a coronamento di tante lotte, nacque la CGIL, il Sindacato Unitario dei Lavoratori Italiani. Le sue mete furono la giornata lavorativa di 8 ore, i contratti collettivi di lavoro, il divieto di licenziamento indiscriminato, il diritto all'assicurazione e all'assistenza, in una parola, l'effettivo miglioramento del livello di vita della classe operaia e dei contadini. Le camere del lavoro, le case del popolo dovettero a volte subire la dura reazione della classe dominante. Ma ad ogni camera del lavoro occupata e perquisita corrispondeva il rinsaldarsi della coscienza di classe. A questo prezzo le maggiori rivendicazioni sindacali furono riconosciute dalla legge. Nelle campagne, tagliate fuori dal progresso del paese per l'incuria del governo, la lotta sindacale si espresse in termini drammatici. Generale indifferenza dei liberali e dei cattolici, il Partito Socialista fu l'unico ad essere cosciente della gravità del problema agrario e il solo a indicarne una radicale soluzione che ieri come oggi la campagna italiana ancora attende. Della donna nella società. I conservatori non sapevano opporre che l'arma di una grossolana, qualunquistica ma quanto significativa ironia, che celava malamente l'interesse di classe di avere nelle masse femminili un passivo e comodo strumento di lavoro. La donna moderna, cosciente di sé e della sua autonomia, nasce nel mondo socialista, grazie ad un'azione paziente che risale alle origini stesse del partito e che è riuscita a spezzare la secolare inferiorità della donna nella società italiana. La conquista del suffragio universale.
Questo è il fulcro della propaganda politica del partito nel primo decennio del Novecento. Nel 1911 le ultime resistenze conservatrici crollano. Milioni di nuovi elettori entrano nell'agone politico. Nonostante le pressioni dei pubblici poteri, che tentavano in tutti i modi di condizionare la libertà di voto e di propaganda elettorale, e a volte di alterare lo stesso responso delle urne, nonostante i larghissimi mezzi di cui la destra economica e i partiti conservatori si avvalevano, la politica socialista trovò confermata nella fiducia degli elettori la validità delle sue battaglie. La prova migliore delle capacità di una onesta gestione della cosa pubblica da parte dei socialisti fu offerta dalle amministrazioni comunali che a centinaia i lavoratori avevano conquistato. Anche Milano, cuore economico del paese, dimostrò la sua fiducia al socialismo, eleggendo a sindaco Emilio Caldara. Dalla lotta amministrativa, dal dibattito politico, dall'azione dei sindacati e delle associazioni operaie, nascono i lineamenti dell'Italia moderna. Ogni conquista democratica, ogni risultato positivo, ogni passo avanti sulla via del progresso è frutto delle lotte tenaci, coraggiose, quasi sempre isolate che fin da allora condusse il Partito Socialista Italiano. E sempre più numerosi i suoi rappresentanti entrano alla Camera e la trasformano in una tribuna da cui parlare al Paese. Le contraddizioni profonde della società capitalistica, della democrazia giolittiana, esplodono dopo un decennio nella prima avventura dell'imperialismo italiano, nell'impresa colonialistica, nella follia tripolina. Alla bella guerra decantata dai portavoce del nazionalismo, ai disegni retorici e glorificanti dei giornali borghesi, i socialisti risposero denunciando l'illegalità dei massacri, gli inutili sacrifici del soldato italiano, le assurdità della cosiddetta politica di civilizzazione della Tripolitania, quando le piaghe del mezzogiorno d'Italia aspettavano da secoli di essere sanate. La Grande Guerra, per scongiurare la quale non valsero gli sforzi di tutti i socialisti italiani. Né un uomo né un soldo a questa guerra, è la parola d'ordine del partito. Il problema di Trento e Trieste, delle minoranze italiane sotto la monarchia austriaca, è certamente sentito dai socialisti. Esso non può tuttavia servire di pretesto per favorire gli interessi della grande industria, del capitale finanziario a danno di milioni di uomini.
Non è con la guerra che si risolvono le divergenze internazionali. Per 4 anni le forze socialiste levarono la loro parola in favore della pace, la loro denuncia contro i profittatori di guerra. Il governo rispose con la censura più ottusa. Trincee, nel paese, fra tutti coloro che la guerra travolge, l'ideale del socialismo resta l'unica speranza di un futuro migliore. Del conflitto, tra le rovine di un mondo sconvolto, il movimento operaio riprende con decisione la sua strada, contrastando i tentativi della borghesia di addossare sulle sue spalle le disastrose conseguenze economiche della guerra. Grandiosi scioperi generali scuotono il paese, dalle agitazioni dei ferrovieri alle occupazioni della terra ad opera dei contadini delle Puglie, della Lucania, della Sicilia. Di fronte ai tentativi di serrata della classe padronale, gli operai del Piemonte, della Lombardia, della Liguria rispondono occupando le fabbriche, dimostrando in concreto la loro piena capacità di amministrarle attraverso nuovi organi di direzione democratica. Delle fabbriche, che pure segnò il momento più alto dell'azione operaia, non si concluse in una vittoria. Ebbe inizio con essa il declino dell'offensiva della classe lavoratrice e dall'altra parte la ripresa dell'offensiva reazionaria che sfociò nel fascismo. In questa situazione di incertezza, la scissione comunista al congresso socialista di Livorno del 1921 segnò una grave sconfitta del movimento operaio. Per i comunisti parlarono Amedeo Bordiga e Umberto Terracini. Thank you.
Alla corrente comunista replicarono Morgari, Modigliani, Treves, Turati. La maggioranza del congresso dichiarò la sua fiducia a Giacinto Serrati, il quale, pur riaffermando l'appoggio socialista al grande patto storico della rivoluzione sovietica, sottolineò la permanente validità, la ragione d'essere del Partito Socialista. In quegli stessi mesi, contro il movimento operaio e democratico, e in primo luogo contro i socialisti, si scatenò la reazione fascista. Armati, spinti dalle organizzazioni padronali, sbandierando tutti i luoghi comuni della più frusta retorica, protetti dapprima con cautela e via via in modo sempre più esplicito dagli organi dello Stato, i fascisti operarono la più dura vendetta di classe a danno dei lavoratori. Partiti borghesi, nessuno escluso, dai liberali ai cattolici, dopo la marcia su Roma non negarono il loro appoggio, la loro collaborazione al fascismo, anche in coalizione di governo. Delle libertà democratiche restò per qualche tempo affidata esclusivamente alla classe operaia. Ogni colpo inflitto ad essa si ripercosse sulle libertà di tutti, sul futuro stesso del paese. Allorché le altre forze politiche si resero conto degli anni di oscurità e di terrore che ci attendevano, era già tardi. La morte di Matteotti segnò la scomparsa definitiva della democrazia in Italia. Ogni principio di libertà fu infranto. È imbavagliata. Il direttore e i redattori dell'Avanti vennero ripetutamente arrestati. L'Avanti subì in un anno oltre 100 sequestri. Ai dirigenti socialisti, che riuscirono a sfuggire al carcere e al tribunale speciale, non restò che la via dell'esilio. Anche l'Avanti prese la via dell'esilio, della clandestinità. Dall'estero, la voce socialista continuò ad accusare la dittatura. La morte lontano dall'Italia di Claudio Treves e di Filippo Turati colpì tutto il fronte antifascista, ma non interruppe l'azione socialista. In
Spagna, i militanti socialisti riaffermarono nelle brigate internazionali il valore e la vitalità dell'antifascismo italiano. Grazie ad essi, il nostro paese non disertò il campo della democrazia e della libertà. Risultati del patto d'acciaio. La guerra vede le forze socialiste in armi contro il fascismo. Tutta l'Italia insorge. La lotta partigiana, guidata dalle brigate Matteotti, schiaccia le ultime resistenze del nazismo, del fascismo. La partecipazione popolare alla resistenza e più tardi alla fondazione della Repubblica costituisce la conferma che il movimento di liberazione apre un nuovo periodo storico del nostro paese, nel quale ogni ritorno reazionario sarà reso impossibile. Nella notte ci guidano le stelle. Le brigate Matteotti, che deposte le armi danno mano alla ricostruzione del paese, rappresentano il simbolo della volontà di progresso e di pace che da 70 anni ispira l'azione del nostro partito, il Partito dei Lavoratori Italiani. Voi avete assistito a una proiezione che vi ha dato una visione di insieme di quella che è stata l'azione, quello che sono state le lotte del Partito Socialista Italiano dalla sua costituzione nel 1892 fino alla liberazione. E voi avete quindi potuto cogliere nella realtà dei ricordi una impressione diretta dello sforzo enorme che il partito ha dovuto fare per organizzare i lavoratori, per condurli alla lotta, per condurli sovente alla vittoria. Dei sacrifici che i militanti hanno dovuto sopportare per organizzare il partito e per riorganizzarlo tutte le volte in cui esso è stato stroncato o sciolto. Voi avete ancora negli occhi l'immagine viva di quello che ha rappresentato nella storia del nostro paese la lunga avventura reazionaria ed autoritaria del fascismo. Avete quindi un elemento vivo per giudicare verso chi deve andare la...